miles aside from us. So siamo a Kilowatt Festival con il nuovo progetto che abbiamo sviluppato proprio dal 2022, Un Seul Souffle. Il progetto in realtà è un progetto che è di performance ma anche di coinvolgimento dei territori, e normalmente noi andiamo sui territori e insieme a Océane Delbrel e Alessia Pinto condividiamo un sistema di improvvisazione che è nato da ormai 15 anni di lavoro e attività. Questo sistema di improvvisazione è stato spesso utilizzato nella creazione dei nostri spettacoli come drammaturgia consuntiva. Il sistema di improvvisazione è costituito da diversi elementi che mettono insieme elementi di pratica di contact improvisation, composizione istantanea e un sistema di improvvisazione del coro che io ho imparato con Isaac Alvarez, mio maestro, il primo assistente di Jacques Lecoq. La caratteristica fondamentale del sistema di improvvisazione è di essere molto molto semplice e molto rigoroso, basato su delle regole di relazione spazio e temporali. Quindi, come dicevo, normalmente andiamo sui territori, condividiamo con dei gruppi del territorio il sistema di improvvisazione e poi insieme a Océane e Alessia improvvisiamo nello spazio urbano utilizzando spazi non convenzionali, senza nessuna tecnica, senza luci, senza musica, senza niente, soltanto corpi, spazio e tempo. In questo caso a Kilowatt abbiamo però fatto una tappa un po' particolare. Insieme a Luca Ricci, insieme alla direzione, abbiamo strutturato un lavoro proprio ad hoc sulla città di Sansepolcro. Non abbiamo condiviso il sistema di improvvisazione con delle persone del territorio, quindi abbiamo lavorato soltanto io, Alessia e Océane. Abbiamo costruito 4 differenti percorsi, 2 completamente in spazi urbani, quindi spazi outdoor, e 2 invece passeggiate all'interno di una costruzione, il circolo delle stanze che abbiamo visitato durante uno dei nostri sopralluoghi. Ci siamo innamorati di questo spazio meraviglioso che invito ovviamente tutti a conoscere e andare a scoprire. E abbiamo raccontato una storia insieme a queste passeggiate, facendo un intreccio con una coppia di amanti più famosa di quella che evochiamo e la cui storia si è effettivamente svolta qui a Sansepolcro, quindi con la storia di Romeo e Giulietta. Quindi abbiamo realizzato 4 passeggiate che in 4 capitoli raccontano una storia attraversando anche questa urbanizzazione meravigliosa e anche queste stanze molto molto particolari. Aside from my soul.